Impiegati ma insoddisfatti. Si potrebbe riassumere così la situazione occupazionale di coloro che hanno conseguito una laurea in psicologia all'Università La Sapienza di Roma. A certificarlo è l'Istat nella sua indagine sull'inserimento dei laureati 2015, i cui dati, elaborati da ANPAL Servizi, sono stati presentati martedì 19 settembre. Ma qual è il motivo dell'insoddisfazione, visto che a 4 anni dal conseguimento del titolo il 71,9% di loro risulta avere un impiego? La ragione principale è rappresentata dall'entità delle retribuzioni, che ammontano a 499 euro al mese per chi è in possesso di una laurea di primo livello e si eleva a 998 euro per chi ne ha una di secondo livello. Dai dati della nostra ricerca, che ha seguito 175.000 laureati Sapienza per 6 anni dal conseguimento del titolo di laurea in tutti i contratti di lavoro subordinato e parasubordinato che hanno avuto, emerge con chiarezza la debolezza della domanda di lavoro, che si presenta con contratti per il 60% della durata di una settimana. Quindi il lavoro dei ragazzi è estremamente precario e dal punto di vista formativo non consente l'acquisizione di ulteriori skill professionali perché la frammentazione è tale da non realizzare una reale esperienza professionale qualificante. Il problema è dunque in una ristrutturazione della domanda di lavoro e nell'investimento in un modello di società che sia più capace di valorizzare le professioni che noi andiamo formando. A fare da contraltare però a un'insoddisfacente retribuzione ci sono percentuali di impiego a 4 anni dalla laurea non così negative. Il 71,9% di cui abbiamo parlato in precedenza, infatti, diventa circa l'85% per il laureato di secondo livello. La maggior parte di loro dichiara di lavorare per lo più come libero professionista e svolge un'attività almeno formalmente coerente con il titolo di studio conseguito, ovvero sia psicologi clinici e psicoterapeuti, psicologi dello sviluppo e dell'educazione, professori di scuola preprimaria, specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili e addetti alla gestione del personale. Ovviamente, qui l'università con i suoi servizi può venire in soccorso, prospettive e opportunità aumentano se ci si laurea negli anni stabiliti e a una giovane età e se durante gli studi si sono vissute esperienze professionali o si è frequentato l'Erasmus. Quali sono quindi le sfide dei centri di istruzione e formazione? Noi crediamo che non si possa prescindere, quando si costruisce un percorso formativo accademico, non si possa prescindere, dal porsi la domanda che cosa ne sarà dei nostri studenti. Cioè, crediamo che non sia più giustificabile costruire un percorso di studi che prescinda completamente dal dato di contesto del mercato del lavoro. Noi dobbiamo avere, anche nel momento stesso in cui facciamo didattica, ci rapportiamo con gli studenti, dobbiamo avere proprio sempre presente che stiamo trasmettendo un patrimonio di conoscenze e di informazioni e anche di cultura, che però dovrà avere poi uno sbocco importante nella loro occupabilità. E allora cosa ci dicono i dati? I dati ci dicono che gli studenti di psicologia, ma in realtà è un dato che direi assolutamente trasversale su tutte le discipline, quando cercano un posto di lavoro sostanzialmente lo fanno da soli. Lo fanno da soli e lo fanno senza un patrimonio informativo sul mercato del lavoro, senza un patrimonio di orientamento al e nel mercato del lavoro. Con quale conseguenza? La conseguenza non è positiva perché evidentemente non è un caso se il nostro paese segnala uno dei livelli più alti di disallineamento, come si suol dire, fra gli studi effettuati e la professione poi effettivamente praticata, oltre ad avere, naturalmente, sappiamo, un tasso di non occupazione particolarmente elevato. Allora c'è una
necessità di rapportare il mondo accademico col mondo del lavoro, e bisogna farlo già all'interno della dimensione accademica. Prima il rettore ci ha ricordato il ruolo del professor Lucisano in questo ateneo, e credo che avere persone, ma vorrei dire strutture, dedicate permanentemente a questa funzione sia una, come dire, una dotazione indispensabile oggi per qualunque ateneo. Una dotazione che deve essere naturalmente ricca di professionalità che conoscono questo specifico mestiere, che è quello appunto di orientare e di mettere in contatto il mondo delle imprese con gli studenti laureati, e che hanno in mano i dati, che hanno in mano la conoscenza di quello che succede al di là delle mura dell'ateneo. Come prima Italia Lavoro, oggi ANPAL Servizi, noi abbiamo contribuito, credo di poterlo dire, anche perché non risale certamente al mio merito, ma a chi mi ha preceduto alla guida di Italia Lavoro, abbiamo contribuito significativamente a diffondere modelli e a aiutare gli atenei a costruire i servizi di placement, gli uffici di placement. Come dicevo prima, lavoriamo con 75 atenei, abbiamo costruito migliaia di percorsi personalizzati anche di accompagnamento attraverso tirocini, attraverso altre forme di incontro fra impresa e realtà accademica. Siamo molto impegnati su tutta la filiera della transizione dall'educazione al lavoro.